Intervengo per dare una notizia importante, perché dopo il primo rilevamento intermedio a Boulogne cambia la situazione la Sky. Informazione di Bradley, Wiggins, Fletcher, Gerrans, Boisson, Hage, Knees, Schmidt, Thomas, Uran e Xandio ha ottenuto il tempo migliore, pensate, 98 centesimi di vantaggio, meno di un secondo sulla team Garmin Cervelo. Dunque sarà da seguire questa lotta a coltello fra la formazione di Thor Ushvod e quella di Bradley Wiggins. Naturalmente la seguiremo. Vi restituisco la linea dal ciclismo al calcio e il bello di Domenica Sport. Sì, è una lotta a coltello, una lotta splendida fra la Sky di Bradley Wiggins e il team Garmin Cervelo di Thor Ushvod, Christian Van de Velde e David Zabriskie. Al tempo intermedio di Boulogne, dopo 9 chilometri, era transitata prima la formazione inglese con 98 centesimi di vantaggio rispetto alla Garmin Cervelo, ma al punto intermediario 2 di La Merlatière, dopo 16 chilometri e mezzo, la situazione si è ribaltata, prima Garmin, seconda Sky, con un ritardo di soli 4 secondi. Nel frattempo la prova discreta della formazione italiana della Lampre, 14° posto con 29 secondi di ritardo a Boulogne, più o meno sulla stessa lunghezza d'onda della Liquigas, che era transitata in nona posizione. Nel frattempo Bradley Wiggins ha perso qualche compagno, ha perso Gerrans e ha perso Swift, sta tirando come un ossesso il campione norvegese Edvald Boasson Hagen, che cerca di dare una mano al suo capitano Bradley Wiggins, specialista nelle corse contro il tempo, ma qui bisogna calibrare le forze, perché si gareggia a squadre, il tempo viene preso sul quinto corridore e poco fa ho visto che la Sky aveva già perso per strada due elementi. Dunque la situazione è sempre favorevole alla Garmin, mentre in seconda posizione resiste la Rabobank a 12 secondi, al terzo posto la Saxo Bank di Alberto Contador a 28, più indietro la Liquigas nona a 57 secondi e poi ultima per il momento l'Euskaltel con un ritardo già pesante di un primo e 22 secondi. C'è da seguire questa lotta fra la Garmin e la Sky, in pratica fra Wiggins e Ushvod. Ushvod che può aspirare alla maglia gialla, ieri era arrivato al terzo posto dietro Philippe Gilbert, la sparata del campione belga che aveva ottenuto il successo con 3 secondi di vantaggio su Cadel Evans. Cadel Evans che sarà con la sua BMC la penultima squadra a partire, chiuderà poi la Omega Farmalotto, ma attenzione alle 16.43 quando partirà il team Leopard forte di Andy Schleck, del campionissimo delle corse contro il tempo Fabian Cancellara, lo svizzero di origini lucane, poi il danese Jakob Fuglsang, il tedesco Gerdemann, il belga Montfort, l'australiano Stewart O'Grady, l'olandese Postuma, l'altro Schleck Frank, il fratello maggiore di Andy, ma dotato forse di minor classe rispetto al fratellino, e infine il tedesco Jens Voigt. La situazione nel frattempo non muta, fra poco arriverà la formazione di Bradley Wiggins, la Sky, ma difficilmente la Sky potrà recuperare i 4 secondi di ritardo che aveva a metà gara dopo aver ottenuto il miglior intertempo al nono chilometro, al passaggio di Boulogne, quando era transitata con 98 centesimi di secondo di vantaggio rispetto alla formazione della Garmin Cervelo. Questa dunque è la situazione, mancano pochi chilometri però Filippo all'arrivo della Sky. In prima posizione vediamo ancora Wiggins, in seconda posizione Boisson Hage, sta per arrivare la Sky, non so Filippo se possiamo dare allora guarda sì lo vediamo in diretta, intanto poi l'arrivo difficile che la Sky possa far meglio del team Garmin Cervelo. 24:27, 24:28 passano inesorabili i secondi, ne restano soltanto 15 per l'arrivo dei corridori della Sky, impegnatissimo Bradley Wiggins, chino sui pedali
seconda posizione Boasson Hage, sono rimasti soltanto in 5, attenzione perché non si può perdere neppure un elemento. Lo sprint 24-46, 24-47, 24-48, 25 netti e dunque il primo posto della Garmin è salvo. Pensate, solo i 4 secondi separano la Garmin dalla Sky, dunque ancora al comando la formazione di Toro Husqvarna. A terra linea, tutto è pronto per la partenza della formazione di Cadel Evans, uno dei favoriti per questo giro, per questo Tour de France, anche se naturalmente il favorito numero uno è Alberto Contador, che ha già fatto vedere con una squadra pure non imbattibile come la Saxo Bank di aver recuperato la disavventura di ieri, quando è rimasto caduto in dopo una caduta è rimasto imbottigliato, per così dire, nel traffico. È partita la formazione BMC, si prepara anche l'Omega Farmalotto di Philippe Gilbert, la maglia gialla di questa prima giornata del Tour de France. Questa è la seconda giornata. Nel frattempo l'HTC iRoad di Mark Cavendish ha fatto segnare al tempo intermedio di Boulogne dopo 9 chilometri il quinto miglior tempo, un ritardo di 9 secondi, ma non riuscirà sicuramente a vincere perché dovrà mantenere questa posizione. Dunque Garmin Cervelo, che deve soltanto guardarsi dall'assalto di Fabian Cancellara e dei suoi compagni del team Leopard. Noi seguiremo in diretta gli ultimi minuti di questa seconda tappa contre le Mont, come dicono i francesi, tappa contro il tempo, una bellissima frazione alla quale assistono davvero centinaia di migliaia di spettatori. È partita la BMC, ricordiamo la Garmin in vantaggio sulla Sky, sulla Rabobank, sulla Saxo Bank e sulla Astana. È tutto a voi la linea. Emanuele, dal Tour? Eccoci qua. Dunque la situazione è confermata, sempre al comando il team Garmin Cervelo. L'impressione è che la nuova maglia rosa potrà essere la nuova maglia gialla potrà essere il campione del mondo, il norvegese Toro Husqvarna. Sta per partire la Omega Farmalotto, la formazione della maglia gialla attuale, vale a dire Philippe Gilbert, ci sono Jürgen van der Broek, André Greipel, Sebastian Lang, Jürgen Roelands, Marcel Sieberg, Jürgen van de Valle, Jelle van der Daert e Frederik Willems. Sono partiti i corridori belgi che hanno la loro classica divisa a strisce bianca, rossa e azzurra, la Omega Farmalotto di Philippe Gilbert, che ieri ha davvero dato una grandissima dimostrazione di classe e di potenza nell'arrivo di Mont de l'Alouette, quando è scattato in contropiede ed è andato a prendersi questo successo stupendo con 3 secondi di vantaggio su Cadel Evans e 6 secondi di vantaggio su Toro Husqvarna. Husqvarna però ha il vantaggio di aver condotto una cronometro straordinaria con i suoi compagni della Garmin Cervelo e fatta una mano di conti, ho l'impressione che sarà proprio il campione del mondo, il norvegese, in grado di vestire la seconda maglia gialla di questo Tour de France. È partita la prova della Omega Farmalotto. Vi ricordo la situazione di classifica: la Garmin conduce con 4 secondi di vantaggio sulla Sky di Bradley Wiggins, al terzo posto la Radio Shack, al quarto posto la Rabobank di Gesink, al quinto la Saxo Bank di Alberto Contador. Sentiamo la sigla, la linea ai colleghi dell'informazione e dal Tour de France è tutto. Qui De Cesar, a voi Roma. Anche l'ultima squadra ha lasciato i blocchi di partenza, è la Omega Farmalotto della maglia gialla. Philippe Gilbert, il grande specialista delle corse di un giorno belga, che ieri sulla rampa di Monte dell'Alouette ha fatto una sparata vincente conquistando il successo e la prima maglia gialla con 3 secondi di vantaggio sull'australiano Cadel Evans e 6 secondi su Toro Husqvarna. A proposito del campione del mondo norvegese, la sua squadra, il team Garmin Cervelo, come era nei pronostici, ha dominato questa prova sul contro il tempo sui 23 km del circuito di Les Esar, ha un vantaggio di 4 secondi sulla Sky di Bradley Wiggins. È andato molto bene anche la HTC di Mark Cavendish, che è terza con un ritardo di 5 secondi, poi il team Radio Shack di Popovic a 10 secondi, la Rabobank di Gesing è quinta.
a 12 secondi. La Saxo Bank di Alberto Contador è al sesto posto con un ritardo di 28 secondi, ma Contador è stato comunque bravissimo, si è subito riscattato dopo le sfortune di ieri, quando coinvolto in quella caduta ha finito per perdere 1 minuto e 20 secondi. Un'occhiata agli italiani, la Liquigas di Ivan Basso è dodicesima, staccata di quasi un minuto, quindi Basso non è che sia andato benissimo, forse meglio del previsto ha fatto la Lampre di Damiano Cunego, quattordicesima, con un ritardo di 1 minuto e 04, ma ancora due squadre devono arrivare, dunque si tratta della BMC di Cadel Evans e della Omega Farmalotto. Tempo intermedio per la Omega Farmalotto, lontana dalle prime posizioni, è attualmente in dodicesima posizione al punto intermediario di Boulogne, mentre confermo dunque la situazione, la BMC è passata a Boulogne con un ritardo di 2 soli secondi rispetto alla Sky, un solo secondo di ritardo rispetto al team Garmin Cervelo, quindi sarà da seguire questa lotta fra Cadel Evans e la formazione di Thor Ushuod, che ha già concluso la sua prova. Ricordo che nella formazione dell'australiano Cadel Evans ci sono due italiani, Manuel Quinziato e Ivan Santa Romita. Questa dunque è la situazione, noi la fotograferemo minuto per minuto, perché sarà interessante vedere se Cadel Evans riuscirà a portarsi in testa rispetto al gran tempo fatto segnale dalla Garmin Cervelo, alla rispettabilissima media oraria di 55 e 8. Ecco, arrivata la BMC, 4 secondi e 47 centesimi di ritardo rispetto alla Garmin di Ushuod, se non ho fatto male i miei calcoli per un secondo. Thor Ushuod è la nuova maglia gialla del Tour de France, pensate, dopo 23 chilometri a tutta, quasi ai 60 all'ora, soltanto 4 secondi dividono la team Garmin dalla BMC e la Sky, dunque classificate con lo stesso tempo le formazioni di Cadel Evans e di Bradley Wiggins. Questo è davvero un grandissimo spettacolo. Sta per arrivare la Omega Farmalotto, ma ormai i giochi sono fatti, dovremo verificare, lo dovrà fare la giuria, quale sarà la situazione. Vi ricordo, il team Garmin ha preceduto la formazione della Sky e quella delle BMC, classificate con lo stesso tempo, 4 secondi di ritardo, e dunque bisognerà vedere la situazione proprio dei tempi al secondo per stabilire la nuova maglia gialla del Tour. Secondo me sarà Thor Ushuod, perché ieri era arrivato terzo con un ritardo di 6 secondi da Philippe Gilbert, con un ritardo di 3 secondi da Cadel Evans. Cadel Evans è arrivato con la sua BMC staccato di 4 secondi rispetto alla formazione del team Garmin Cervelo. Se 2 più 2 fa 4, ma non è che di matematica io vada benissimo, e credo che per un secondo Thor Ushuod possa indossare la maglia gialla in questa seconda giornata. Comunque grande spettacolo, sta per arrivare la Omega Farmalotto, il suo tempo è alto, è oltre la decima posizione con Philippe Gilbert, la sua maglia gialla in prima posizione, attorniato dai compagni, ultimi metri, sprint disperato di Philippe Gilbert, che ha onorato la sua maglia, ma con un ritardo di 40 secondi la dovrà cedere presumibilmente a Thor Ushuod. Lo confermo, con un secondo di vantaggio su Cadel Evans, il campione del mondo, il norvegese Thor Ushuod, è andato a prendersi le insegne del primato. Dunque cambia la maglia gialla al Tour, ha vinto la prova a cronometro a squadre la Garmin Cervelo di Ushuod, Danielson, Dean, Farrar, Aisdal, Miller, Navardauskas, Van de Velde e Zabrinski, e la nuova maglia gialla del Tour è Thor Ushuod.